Siamo stupiti che non sia stato fatto ancora un passo indietro da parte dell'amministrazione sulla decisione presa di consentire ai motocicli e ai ciclomotori di accedere liberamente in Corso del Popolo lato nord da San Giacomo a Vigo H24 7 su 7 nonostante la ZTL. Una decisione così impopolare presa da questa amministrazione non la ricordiamo. Altre che non hanno soddisfatto l'elettorato, anche quello del centrodestra, ce ne sono state, ma che sia così invisa in modo trasversale non riusciamo a ricordarla. Si tratta dello scardinamento di una norma a cui tutti siamo assuefatti, il divieto di accesso in piazza con la moto esistente ormai da un'epoca. La specifica che il corso non sia un'isola pedonale a poco conta. Il divieto d'accesso alla ZTL Varco 4, a quanto sembra, viene richiesto dai cittadini anche per le moto. Ci sono persone che vengono da fuori che affermano di voler boicottare la nostra città visto che non riusciranno a passeggiare in tranquillità per il corso e cittadini che si augurano che il buon senso dei motociclisti sia maggiore di quello dimostrato dall'amministrazione. Seppur non isola pedonale, ai chioggiati e ai turisti piace passeggiare per il corso. Si lancia eventualmente un occhio alle macchine che passano per vedere se hanno il permesso per i disabili sul cruscotto, ma per le moto non è mai stato necessario dire nulla, tanto erano rare. Ci sono già le fondamenta dove le moto possono transitare. Perché è diventato necessario dare anche questa possibilità? Le videocamere non sono tarate per registrare le targhe delle moto, ma da qui a liberare l'accesso ce ne vuole. Il divieto sarebbe stato un deterrente in linea con la scelta fatta da innumerevoli amministrazioni di impedire il transito e l'eventuale presenza di una pattuglia avrebbe potuto sanzionare l'eventuale comportamento scorretto. Continuiamo a chiederci il perché di questa scelta avventata, ma soprattutto il motivo per cui non si decida di ridiscutere la cosa, nonostante il parere contrario di tutta la città, che in questo caso non si lamenta di un divieto, ma di un permesso. Ciao a tutti, allora Leo è ritornato, è una delle pizze più buone di Chioggia, se non la più buona con tutto rispetto degli altri amici pizzaioli che ci sono e niente, ogni tanto un po' di pizza fa bene, si mangia dolcissima, si scioglie in bocca. Scusatemi il termine, questi maledetti che tentano sempre di fare queste truffe cosiddette chiamate del falso incidente stradale. Allora, qualche giorno fa c'è stato un altro episodio, per inciso vicinissimo a casa mia, e la foto che vedete, questo anziano che vedete di spalle, ve lo dico, è un vicino di casa che in passato più di qualche volta c'è un certo rapporto. E ve lo confesso, l'avevamo usato, passate il termine che non mi piace, come comparsa per avere appunto del materiale video. Ecco. Fatalità, proprio qualche giorno fa, questa persona che anche se ha delle difficoltà non è assolutamente svampito, è una persona senziente, una persona che ha delle capacità in pratica, e però cosa fanno questi maledetti? Praticamente riescono proprio a fare la parte fatta molto bene. È stato chiamato mi ha spiegato nei dettagli, è stato chiamato da una voce femminile giovane, gli ha detto no, non sono io, e quindi lui ha detto ma sei mia nipote, gli ha detto il nome della nipote, dice sì, è stato chiamato sul numero di rete fissa e quindi questa ha fatto la parte che c'era il falso incidente. E chiedendo i soldi, lui i soldi non ce n'aveva, questi sono arrivati a dire ma è la cassaforte, io ho detto sì, devono avere un qualcosa, e mai le chiavi? Dice no, non ho le chiavi. E tra l'altro gli ha fatto la parte proprio anche piangendo. Anche lui stesso si è messo a piangere, pensando che il figlio fosse, diciamo, in queste difficoltà. E quindi che avesse fatto un incidente, che l'assicurazione non c'era, insomma, e gli ha fatto una parte benissima. Tanto è vero che lui c'era, e non ho dubbio a credergli, perché anche tempo fa, in un altro caso di un'altra anziana, anche il figlio, 50enne, era tornato a casa e aveva trovato già i soldi pronti, dovevano irsi a prendere, e al telefono ha risposto anche lui e ci stava cascando anche lui. Questi hanno una tecnica che
che non ti danno il tempo di ragionare, sono in continuazione in pratica, e anche per impedirgli di fare altre telefonate. Poi in questo caso, fortunatamente, per modo di dire, perché insomma questa persona è rimasta abbastanza traumatica, perché dopo ovviamente uno ci rimane anche molto male, si è messo anche a piangere, insomma, tutta una serie, credendo che il figlio avesse creato veramente una cosa molto importante. E è arrivato il figlio a casa, lui ha capito subito, e però dalla rabbia, devo essere sincero, guarda, ho rabbia io che per me, voglio dire, è un vicino di casa, non è un parente, figuriamoci se fosse un genitore, gli ha urlato dietro e quindi la truffa è andata a monte. Ecco, allora l'invito è, prima di tutto, a non abbassare la guardia e a continuare a dire ai propri anziani di non dare retta a nessuno. I carabinieri non telefonano, e se chiamano i nipoti dovete essere sempre accorti di dire chiama, e addirittura lui l'hanno chiamato sul cellulare, sul numero di casa fisso, lui ha il cellulare ma non aveva il numero sotto mano, quindi fate in modo che i vostri anziani abbiano immediatamente il numero in modo da poter chiamare quell'altro telefono. E inoltre, se non è facile, ma se dovesse succedere, cercate di tenerli al telefono, chiamate i carabinieri col cellulare in modo da incastrare questi maledetti che sono veramente delle persone schifose, perché approfittarsi degli anziani, e tra l'altro sì, non è andata a buon fine, ma questa persona è rimasta traumatizzata e veramente ha fatto il nostro malissimo in pratica. Ecco, quindi l'invito è massima attenzione, perché questi delinquenti evidentemente sono in zona. Nel giro di qualche settimana questa qua sarà la settima, ottava segnalazione. E spesso sono quasi arrivati a riuscire a convincere l'anziano, stavano addirittura andando per farsi dare. Dopo segnalazione siamo andati ad accertarci delle condizioni dell'area cani all'Isola dell'Unione, segnalazioni che ci sono giunte da più persone. E dobbiamo dire che non si tratta di un posto veramente accogliente. Ci vanno i cani, a loro può andar bene tutto, ma non ci vanno da soli. Mentre i cani non si lamentano, i loro proprietari sì, e a dirla tutta fanno anche bene. Come abbiamo detto nella breve diretta che abbiamo fatto questa mattina, sono quattro in totale le criticità che presenta l'area, ma bisogna anche dire che non ci sono altre cose nell'area che possano essere tema di discussione. Ci sono buche che sembrano voragini profonde almeno mezzo metro. Siamo d'accordo che le hanno fatte i cani, ma se non ci sono attrezzi non è pensabile che i proprietari le riempiano a mani nude. Ci hanno informato che nell'area si trovava un badile, la dotazione minima per spostare la terra e riempire le buche, ma sembra che da un paio d'anni si sia rotto o sia diventato di proprietà privata di qualcuno e non è più stato sostituito. Non possiamo pretendere che i proprietari si portino da casa una pala per coprire le buche che scavano i loro cani. Seconda criticità che ci hanno evidenziato sono le due panchine che servono a far accomodare i proprietari dei cani mentre i loro botoli si divertono. Entrambe sembrano essere poco stabili per mancanza di terra, probabilmente scavata anche questa dai cani, ma qua sarebbe forse il caso che qualcuno controllasse se si trovano ancora in sicurezza. Terza criticità, la fontanella perché i cani possano abbeverarsi. Ma perché no, anche i loro padroni. Non sembra esserci traccia, anche se qualcuno ha memoria della sua presenza. L'unica fontanella si trova nell'area giochi, ma anche questa non è utilizzabile. Manca il dosatore del rubinetto e la vasca di raccolta dell'acqua alla base completamente nascosta dalle foglie secche. Anche in questo caso un'occhiata da parte di un tecnico potrebbe riportarla a funzionare. Ci dicono che sia stata chiusa perché qualcuno faceva scorta d'acqua per altri utilizzi, ma anche se fosse questo il caso, sarebbe giusto che paghino i fruitori del parchetto con la sottrazione del servizio, o non sarebbe più giusto invece cercare di identificare il colpevole e fargli una ramanzina? Quarta criticità, la porta che non si chiude. Per evitare che si apra facendo scappare i cani, chi frequenta l'area l'ha dotata di un laccio. Si tratta, come vedete, di piccoli problemi dovuti solamente alla scarsa manutenzione, roba di poco conto che sistemata accontenterebbe i fruitori dell'area con una spesa limitata. Durante la diretta però ci è venuto spontaneo chiederci se l'avvento del vertiporto stia influendo sulla cura di questo spiazzo. Con la realizzazione del vertiporto, infatti, questa zona verde, sia questa che i giardini che si trovano al suo fianco,
continueranno a esistere o saranno soppiantati da altro. In questo secondo caso è lecito pensare che non sarà mai più fatta manutenzione. Per il vertiporto si parla del prossimo anno, per i lavori quindi pochi mesi da oggi. Non avrebbe alcun senso sistemare tali aree se l'area diventasse appoggio alla nuova struttura. In caso contrario, sarebbe utile mettere almeno un badile in bilancio, almeno quello. E siamo nello studio del servizio Nord-Est 2.0 e vorremmo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31/12/2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31/12/2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su Superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, sottomarina di Chioggia, Venezia. Siamo passati dalla spiaggia ex aeronautica, che da qualche anno non è più utilizzata. Non si tratta di una concessione, se così fosse sarebbe stato possibile sottrarla ai concessionari che non la utilizzano ed affidarla ad altri. Chi ne usufruisce sono corpi armati, le regole sono diverse. Sembrava che l'area fosse stata concessa a un altro corpo militare, all'esercito per l'esattezza, per la sua gestione. Decisione presa nel 2023, ma sarebbe stata messa in atto, questo a quanto si diceva, nel 2024. La stagione 2024 è terminata, la spiaggia è rimasta chiusa com'era. Ci stanno crescendo erbe selvatiche, tipiche dell'ambiente costiero, qualche gruppo di ragazzi va per stare in compagnia, non si sa cosa fare, ma non sembra che siano stati organizzati più rave, almeno non c'è più giunta notizia. Insomma, una spiaggia che non è in concessione, che non è libera, che è vincolata, ma che non viene utilizzata. Anzi, capita che i concessionari limitrofi si trovino a far pulizia perché i turisti che vanno da loro non vedano lo scempio che viene fatto. Uno spreco di una proprietà del demanio, una cattiva gestione che impoverisce un tratto di litorale che, se qualche privato potesse, trasformerebbe in un bijou, ma intoccabile. Non ci sembra molto giusto questo poco interesse, sarebbe preferibile una rinuncia alla gestione da parte di chi ne ha diritto. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Abbiamo fatto questa mattina un giro su due parchi, quello all'Isola dell'Unione e quello in Viale Umbria. Si può dire che entrambi siano frequentati, per cui per entrambi sarebbe giusta una manutenzione costante, nei limiti della disponibilità delle risorse. L'erba rasata è stata subito notata dai frequentatori del parco in Viale Umbria ed è stata la prima cosa che ci hanno detto. La seconda è stata: peccato che ci siano poche giostrine. Chi ce l'ha detto ci ha raccontato di andare al giardino solo con la bimba più piccola. Gli altri due più grandicelli non ci vogliono più andare perché non ci sono giostrine con cui sfogarsi. Sappiamo che l'amministrazione avrebbe detto che avrebbe valutato l'integrazione con altre giostre compatibilmente con le risorse disponibili. Li porto ancora in spiaggia, ci ha detto questo papà, con le belle giornate, ma appena cambierà il tempo o farà più freddo non si potrà più andare e qua sarà una guerra far giocare tutti i bimbi con le poche giostre che ci sono, sperando che nessuno intenda monopolizzarle. Manca la vasca per i pesci, ma nel frattempo pochi o tanti i sassi continuano ad essere gettati nella vasca a riciclo continuo. Il tasto dolente del parco di Viale Umbria restano comunque i bagni, anche se qualche piccolo progresso è stato fatto. Una porta è stata aggiustata, dalle porte sono quasi scomparse del tutto le scritte non funzionanti, fuori servizio, guasto. Si presume quindi che tutti funzionino, anche se non è che invoglino molto al loro utilizzo, che una mamma abbia voglia di portarci dentro il bimbo. Restano comunque bagni non inclusivi, dove una carrozzina non potrebbe mai passare, dove mai un disabile potrebbe accedere. Probabilmente sarebbero da ripensare completamente, piuttosto rifarli faceva parte del progetto iniziale o erano stati dimenticati? Buongiorno, sono Roberto Pincerato.
presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it.